Bella ragazzuoli, buongiorno. Oggi vi porto un bel deck nostalgico stupefacente e che non si vedeva anche da un po', sai? Cioè, nel senso, oddio. Stiamo parlando del Silver Surfer, frate, perché? Perché c'è lui, c'è il Duca, c'è il grande Sebastiano, che nei Silver Surfer che io ho visto in questa season si è un po' perso. Non era più presente nella lista del Silver Surfer di sta season. E un po' mi manca, capito? Perché potevi fare veramente tante belle cose. Ora, in questa lista abbiamo una Quake pazza. Volevo aggiungere Armory in questa lista, ma non voglio che poi metti caso che io ho bisogno di scartare, di distruggere la Muramasa come vedete abbiamo Degen. È nuova e si mette in contrapposizione Armor, capito? Non voglio ste robe. Tu basta stare attento. Sti cazzi, proviamo la Quake anche perché è goliardica, poi in qualche location può dire anche la sua. Metti un Santorum. Magia. E poi c'è di più in tutto ciò. C'è di più perché? Perché io non ho provato la Elsa. La Elsa da quando hanno upgradato a 3-3. Ci sta a pennello in un Silver Surfer, capito? Poi tutte le altre carte del Silver Surfer non ve le sto qui a spiegare perché le sappiamo tutte. Peccato per forza che io adesso ormai diventiamo una 2-2. Ce la facciamo a fare quello degli X-Men, il bonus? Ma proprio per niente, però non possiamo fare dei bonus. Vabbè, sti cazzi, andiamo subito a fare le nostre cose. Vai. E ovviamente, come sempre, qui sotto, link tutti inerenti, iscrizione al canale, Discord, live stasera alle 21.30. Raga, ormai lo sapete, cioè, capito? Vabbè, la roccia. Guarda che con Okoye siamo pure in vantaggio noi di punteggio forza di rocce. Di cazzi, frate, dai. Ma subterranea. Allora, la cosa che dico io, ma la subterranea non doveva essere una location in cui, boh, doveva apparire meno spesso. La partita, ho iniziato la prima partita subito subterranea. Va bene. Il ragazzo già, non lo so, sta decidendo cosa fare, le ult. Spero non sia un Dark Oak questo perché altrimenti non è laghi la cosa. Non lo so perché mi ispira. Non so perché mi ispira a fare sta roba. Non so perché mi ispira a fare sta roba. Però già se tu gli metti dimensione oscura su subterraneo è un problema di meno. Perché così facendo io mi tengo sempre quella prio lì. Lì, via. Ok Jeff, va benissimo Jeff, addio Prio. Bello Kullun lì, vabbè, bellissimo. Ora, io direi Brood adesso, subito, rapido e indolore. Ravonna, demone. Okay. E dammelo prima Forge, scusami. E ha senso fa sta roba? Okoye adesso Forge te lo butti qua. Capito? Ok. Sera. Sera e poi tu la chiudi con che cosa? Con Degen a destra, con Sebastiano in tu Silver Surfer e Sebastiano ti prende pure il buff di Forge. Capito? Sentry Hyper. Volevo la prio sto ragazzo, dai. Volevo la prio. Non penso che mi farà Lyot, eh. Non penso che mi farà Lyot. È pazzo. Cioè qui non me la può fare. A meno che non me lo fa qui. Allora, tu intanto come vinci? Ragiona. Non vince, frate, perché ovviamente c'avevo tre giocate. Indipendentemente da Lyot. Non vincevi, frate. Non vincevi mai. Ok. Vabbè, ci sta. La prima è in goliardica, frate. Ma dobbiamo completare i game, altrimenti non siamo soddisfatti. Dobbiamo snapparli in faccia, sti maledetti. Però comunque apprezzo che il deck dell'avversario è molto diverso da quelli che si incontrano. Vedi? Poi il junk con debris, frate, insomma, anche me, no, vabbè, di cazzi. Me lo tengo, nova, sai? Vediamo intanto che mazzo c'ha l'avversario. Ok. Ok, potevo fare subito Brood, sai? Vabbè, Okoye. Okoye è in tu nova?
Buttalo lì, nella mischia. Un altro. Questo è un Galactus. E che è successo? Che succede oggi? Metti Tekken qui, dai. Stai tranquillo, stai al sicuro così. Stai al sicuro. Stai al sicuro così facciamo. Sai che mi serve? Mi servirebbe subito un bellissimo Killmonger. Almeno mi metto al sicuro. Poi Brood turno 4 lo facciamo sicuramente sull'isola del silenzio, no? Medusa, Green Goblin. Che fa sto pazzo? Vabbè, devo fare Brood, dai. Devo fare Brood turno 5. Se non ci esce niente facciamo una Kia e Muramasa. E poi proviamo. Che tossico, frate. Che tossico, Polaris. Ma che cazzo di mazzo c'ha sto stoppo? Ok, subito. Muramasa, Nova, lì. Ok. Perfetto. Dekken va a 12, Magic. Ok, allunghiamo. Allunghiamola, frate, qual è il problema? Allunghiamola. Titania. Ah, ok. Che bella Elsa, frate. Molto bella Elsa. Il problema è... Ce l'avrà un altro Goblin, lui? Ce l'avrà un altro Goblin? E non mi basta. Quanto ammonto qua io? Quanto ho dato? Un 2. Vado a 15. No, pareggio. Pareggio. Il problema è se c'è Shangrui. Non è che può avere. Poi io ci provo ugualmente. Devo collare, frate. Per forza devo collare. Shang. Minco per differenza, frate. Sei un pazzo. Sei un folle pazzo scatenato. Qui godo. Qui godo. Ma che è oggi? Oggi solamente deck tossici, frate. Metti un po' di pepe a questa cosa. Beh, no, comunque sono contento di sta roba. Dai, con tutto che sono mazzi un po' così. Per me è diverso. Almeno c'è del meta. C'è del meta, frate. Ma che mi sono ubriacato. Gregorio. O Gregoria. Lo. Ancora no. Devo sempre capire se c'ha armor. Ma non credo, frate, che c'ha armor. Capito, questo qua sarà una fenice. Questo qua sarà una fenice. Io godo col mio Killmonger. Intanto glielo nascondi, Nova. Glielo nascondi. Fai Okoye. Fai Okoye. Non sarebbe male fare subito una Kia, eh. Non sarebbe per niente male fare subito una Kia. Anche perché tu c'hai... No, un move puro. Ho capito. C'è Cannonball? Non lo so, penso che fa... Calmo. Calmo. Nakia. Qui. Nakia qui. Poi. Turno 4 che puoi fare? Turno 4 puoi fare Brood in Tunova. Se ci drizzi il gioco di darcelo. E poi vediamo. Cazzo. Cazzo, io non c'ho Shang in sto mazzo. Aiuto. Una valanga di punti sta per arrivare dalla parte di quel Vulture. Taken. Il problema è che io Nova come faccio a giocarlo se non c'ho Killmonger assicurato. Come faccio a giocarlo? Non lo posso giocare. Non lo posso giocare. Non sarebbe manco questa una brutta play. Vabbè. Sti cazzi. Mm-hmm.
Dammi qualcosa, vabbè, Silver Surfer, ok, va bene, in qualche modo la aggiustiamo. In qualche modo la aggiustiamo, in qualche modo la aggiustiamo, dai, in qualche modo la aggiustiamo. E fai sera. Sera per forza qui. Mamma mia, frate. Mamma, quella barona gli sta a pennello col move. Che ho visto? Cosa ho visto? E qui godo. Qui fai triplo Sebastiano in 2 Killmonger. Ok. In 2 Killmonger e in 2 Silver Surfer. Anche se mi gusta di più fa sta roba. Non lo so perché mi ispira più sta roba. Non lo so perché. Cioè faccio triplico tutti i punti. Invece di fare il triplo Sebastiano, mi sembra un po' eccessivo fare il triplo Sebastiano. Quello sarà un magneto, no? Fenice. Va. In che senso? Lì. Incomincia. Incomincia il devasto, fra. Incomincia il devasto, Silvestro. Ok? Pazzia. Spettacolo. È tornato, mio bro, è tornato Sebastiano, è più incazzato che mai, è più incazzato. No, 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 non c'è niente da fare. No, 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 no. Aspetta, e c'è la ciliegia sulla torta. Lì. Comunque possiamo parlarne, cioè, frate, tu con la barone hai aperto qualsiasi mondo al move, tu non hai saputo sfruttare la barone sinistra. Allacci. Vai, 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 carbura, carbura Sebastiano. Carbura, Luca. Carbura che facciamo il devasto oggi. E io apprezzo che tu me dai turno 1, vai. Turno 1, giocare no, vai. Un pochino rischioso. Capito? Nightcrawler, questo che cos'è? Un lockdown? Mi verrebbe da dire. E Forge? Oppure Okoye? Meglio Forge. Meglio Forge, gli fai subito un bel brood. Altro move. Ancora. Ok. Beccati la roccia, fate dai. Beccati sta roccia. Proprio in bocca. Poi, turno 4 che vogliamo fare? Vogliamo fare Sebastiano subito? Guarda, quello che mi servirebbe adesso sarebbe Elsa, perché, cioè, effettivamente vogliamo un attimino in qualche modo provarla, no? Pure Elsa al Silver Surfer. E fa. Vabbè. Ok, ci sta. Va bene. Come vuoi tu. E che mi offri? Oh, l'ho chiamata, frate. L'ho chiamata. Ora? Fai così. Sì, mi gusta. Mi gusta sta roba. Poi gli butti sera. Ok. Gli butti sera, sì, mi dai Silver Surfer, perfetto. Tutto perfetto, tutto calcolato. Era senso che la gioco qui, no? Sarà senso che la gioco qui. Oh, cazzo. Vabbè, se. Ok, capito? Capito che fa sto ragazzo? E comunque la Valiant è fighissima, guarda, posso dire. Possiamo dargli credito a sto ragazzo che la Valiant è molto figa? Sì, no, va qui inutile. Ora, io 20 punti li potrei anche arrivare. No, per niente. E facciamo. Taken. Sebastiano Silver Surfer. E lui c'ha magneto da fare. Me lo farà al centro? Non lo so, frate. Vabbè, in qualche modo dai, penso che la possiamo anche vincere. Penso. Cioè, anche perché tre location c'ha a disposizione magneto. Cioè, tre location, tre spazi in quella location lì. Anche perché se fa magneto centro, poi è finita per lui. Perché a sinistra vinciamo, a destra pure. Eh?
Cazzo, questo potrebbe essere un problema. Questo potrebbe essere un gravissimo problema. E invece no, signori, Sebastiano Show. Questo è lo show di Sebastiano, cazzo. Ma guarda qua. Ma guarda qua. Formidabile. Formidabile. Io non so perché non è stato giocato sto mazzo. Il primo sono io che non l'ho giocato, capito? Mi stavo concentrando su che cosa? Su buttare Mockingbird e coso. Come cazzo si chiama? E Profix al turno 4. Capito? A questo mi stavo concentrando in questa season. E invece ti bussa alla porta il grande Luca. Starbuck. Fenomeno, fratello. Comunque, cioè, apprezzo. Apprezzo. Grand Central. Ok, ora, come di consuetudine all'interno dei video, quando arriva questo momento qui che tu vinci tutte le partite, deve arrivare il momento di chiudere il video con una bella lose. Vediamo se possiamo sfatare questo video oppure no. E che? Ma forse che ci faccio? Forse che ci faccio io? Mi ispirava, frate. Mi ispirava questa roba. Ok. Bello. Vedi che mi dovevo fidare. Vedi che mi dovevo fidare. Vedi che mi dovevo fidare. Vabbè, Elsa. Elsa, e stai tranquillo intanto. Io ho paura di questa X-Mansio. Posso dire che ho paura di questa X-Mansio? Lo posso dire che ho paura di X-Mansio. Che mi dai? Oh, Black Cat. La gradisco. La gradisco. Silver Surf, Reforge, cose. Schippo, mi sa. Che faccio? Brood, Brood è merda adesso. Brood è un pochino un complicato, non prendo neanche il buff con Elsa. E Brood, dai, facciamo subito Brood, ce l'abbiamo. Facciamo subito Brood e ce l'abbiamo. Poi in verde, va bene. Ah, è un Thanos. Eh no, io devo fare per forza sera, sperando che non mi metta Silver Surfer, perché altrimenti imprego. Mettimi Forge se mi devi mettere qualcosa, vabbè. Mettimi Forge. Cioè, vedi, Elsa è stata inutile in questo game, perché... perché non mi sono preso il buff qui e non mi prenderò neanche il buff qui? Perché? Perché c'è Grand Central e il laboratorio miniaturizzato. Capito? Ce l'avrà la Riot. Ce l'avrà la Riot. Probabile sì, come probabile di no. Si è andata anche la luce, frate. Cioè, adesso questa è la Riot, guardalo. Perfetto. Perfetto, bravo. Cioè, non riesco a sfatare questo video. Non riesco a sfatare questo video. Quella è la Riot. Subito. Quando mai lo bricchi tu in 9 carte nel mazzo? Quando mai lo bricchi questa Riot maledetta? Quando mai? Che mi devi far perdere la streak, capito? Vabbè, sti gran cazzi, comunque. Il mazzo ha performato alla grande, indipendentemente da quanto faccio schifo Thanos. Vabbè, sti cazzi, non è il giorno delle 4 win con Sebastiano, però provatelo, raga. Provatelo, vi assicuro che ve ne divertirete. Ma tanto. Vi aspetto stasera in live. Bella.